L'immagine interattivo, prima di tutto bisogna sfiorarlo, bisogna aprirlo. Qui voi vedete alcune icone e ogni icona invita all'esplorazione dell'immagine. L'immagine contiene link di contenuti digitali di generi diversi, considerando i stili di apprendimento di Gardner. Abbiamo la possibilità di poter differenziare i livelli cambiando semplicemente il colore delle icone inserendo contenuti diversificati. Utilizzando il Google Form possiamo far registrare i ragazzi all'inizio dell'attività e possiamo immettere alcune domande per verificare i prerequisiti. Il biglietto d'uscita invece serve per inserire il link del contenuto che è stato creato. Realizzare un'immagine come questa non è difficile, si può fare con Google Disegno. Dietro la creazione di questa immagine c'è un grande disegno didattico ed è stato anche il motivo per cui ve l'ho voluto condividere.